E buon salve ragazzi, bentornati in questo nono episodio della serie The Last of Us Parte 2. Nello scorso episodio abbiamo iniziato questa campagna parallela in cui appunto stiamo vivendo la storia di Abby. Abbiamo scoperto che Abby era la figlia dello scienziato che avrebbe dovuto realizzare la cura per l'infezione appunto del fungo Cordyceps, che però è stato ucciso da Joel appunto per salvare Ellie. Questo sicuramente in parte giustifica quello che ha fatto, però qui dobbiamo meglio scoprire di cosa stiamo parlando. Siamo arrivati in questo avamposto del WLF dove non sappiamo cosa ci aspetta. La rapporta. Ehi ragazzi. Cos'hai per noi? Niente incarichi, solo a rapporto da Isaac. Entrambi? Sì. C'è più gente del solito. Ok, a quanto pare incontreremo finalmente questo misterioso Isaac, che dovrebbe essere appunto il capo di questo WLF, o comunque una figura abbastanza importante. Sì? So dell'imboscata. Dov'è stato? Era circa qui, vicino ai magazzini. Merda, stanno superando il perimetro. Sai dove è Isaac? Era qui 5 minuti fa. Ok, grazie. Cerco in giro. E giocando dal punto di vista del WLF stiamo cercando di capire qualcosa di più anche riguardo alle Iene, questa sorta di setta di movimento un po' di invasati che appunto ci ha attaccato più volte. E questa è mortissima perché l'abbiamo uccisa con Ellie. Ops. Ah, è grave, Doc. Com'è successo? Ho visto di peggio. Già. Lo so, è successo troppo in fretta. Ma poteva andare peggio. Ah, parli del diavolo. Ragazzi. Come stai, Mel? Ancora qualche punto e sarò come nuova. Dovete dire a questa testona di starsene buona. Ehi, Mel. Sta buona. Contaci. Ehi, mi servono delle braccia forti. Vi andrebbe di darmi una mano? Certo. Non scappare. Vi aspetterò qui. Buona buona. Nora, sei rilassata un po'? A breve mi trasferiscono all'ospedale Ovest. E non posso lasciare niente. Come sta, Mel? Davvero. Il bambino ha valori sopra la media, ma... sono ottimista. Qualcuno deve avvertire Owen. Lui vorrebbe essere qui. Sì. Devo farvi vedere una cosa. Cosa c'è? Seguitemi. Oddio. Sono nostri uomini. Sì. E ne stiamo aspettando altri. Non dirlo a Mel. Chiaro? Nora. Non ancora. Vieni. Chi c'è in quel sacco? Oh merda. È Danny. Dov'è Owen? Non lo so. Qualche giorno fa hanno avvistato delle iene vicino al porto. Danny e Owen sono usciti a vedere. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. È tornato fino a qui con un proiettile nello stomaco. Pincia siene, i costa puta! Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece... Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che devo stare zitta. Mi ha fulminata con lo sguardo. E quindi mi raccomando, non dite niente. Owen è uno in gamba. Di sicuro sta bene. Dov'è Isaac? Sarò discreta. A quanto ne so io, negli alloggi.
Ok, vado a vedere come sta Mel e fatemi avere notizie. Certo. Cazzo. Perché Isaac non ha inviato una squadra a cercare un... Forse l'ha mandata senza dirlo a noi. Lo spero, cazzo. Sì, perché in tutto ciò non sappiamo dove sia Owen. Ci hanno solamente detto che è scomparso 2 settimane. Comunque che è in missione 2 settimane. Dov'è Isaac? È dentro. Entrate. Grazie. Oh, guarda chi c'è. Ehi, ragazzi. Perché poi comunque dicevo Owen l'abbiamo rincontrato direttamente all'acquario e non sappiamo cosa ha fatto nel frattempo. E qui è pieno di prigionieri. Stamattina avrei un paio di paroline per loro. Ti capisco. Ok, quindi queste penso siano iene imprigionate. Però non stanno molto bene di testa, quindi non so se per i trattamenti che gli vengono fatti o per altro. Ehi, Abby. Dobbiamo salire. C'è Isaac dentro. Oh. Ne ha ancora per molto? Ha detto di avvisarlo al vostro arrivo. Venite. Signore, ci sono Abby e Manny. Deve addormentarsi. Signor, sì. Saliamo. Ho saputo che siete finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite. Solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei sentirlo più spesso. Mai visto la base così piena. Abbiamo ancora un giorno. Sto aspettando altre unità. Che succede, capo? Tutte queste schermaglie. Non si può continuare così. E quindi... cosa? Pensavo ad un'altra tregua. Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione nostro loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare. Non in questo modo. E non con tutti. C'è una tempesta a pochi giorni. Potrebbe coprire l'avanzata. Voi due guiderete l'avanguardia. Raccogliete le squadre. State pronti. Voglio Owen. Quando tornano lui e Danny? Chi ha parlato? Nora? Nessun segreto per nessuno a Salt Lake, eh? Owen sta bene? Per quanto ne so. Ma perché non hai mandato una squadra a cercarlo? Ha sparato a Danny. Per proteggere una iena, a quanto pare. Stronzate. Chiedo scusa. Non è da Owen. Ti sbagli. Stai insinuando che in punto di morte Danny mi avrebbe mentito. Signore, se questa voce gira, Owen è morto. La gente farà a gara per sparargli a vista. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui e andremo in fondo no. alla... Dicevi che manca un po' alla no. tempesta. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Se si fa vedere, d'accordo.
Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione. Mi servi, Abby. Chiaro? Sì. Chiaro. Bene. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare. Poi parliamo. Owen non può aver ucciso Danny per una iena, giusto? Cosa? No. Abby, no. Domattina sarò qui. Coprimi fino ad allora. Isaac ti farà a pezzi. Non prima dell'assalto. Hai sentito? Gli servo. Se Owen è là fuori, come diavolo pensi di trovarlo? So dove è diretto. Ti uccido. Che c'è? Dico sul serio, smettila. Ok. Perché non vieni a goderti il panorama con me? È bello, bellissimo. Ah. Avanti. Siamo arrivati fin qui e tu te la fai sotto a soli due passi dalla meta. Sì. Sì. Contava arrivare su, quindi... Ah. Ti spiego come faremo. Adesso porti qui le tue chiappe, ti siedi sul bordo, oppure ti metti al posto dei bambini, e poi ti godi la vista. C'è l'allenamento. Davvero? Se invece lo saltassimo solo stasera? No. Beh, parliamone. Si è fatto tardi. Già. Ok. No. No, non farlo, è troppo alto. Oh mio Dio. Sai, non posso continuare a vivere così, Abby. Owen, sul serio, giuro che ti lascio. Owen. Ti ho sempre amata! No! Owen! Sono qui, brutto cretino. Ti sei tuffata, senza avvisarmi. Pensavo fossi affogato. E volevi venire a salvarmi? No. Volevo impedirti di risalire. Ho trovato una cosa che ti piacerà. Cosa? Credo che dovrai seguirmi se vuoi scoprirlo. Ok, quindi a quanto pare tra Owen e il VLF si sono create alcune tensioni, ma adesso in questo flashbackino di 2 anni fa vediamo intanto che Owen e Abby stanno ancora insieme. Quindi probabilmente è successo qualcosa in questi 2 anni, cioè sicuramente è successo qualcosa in questi 2 anni. Non sappiamo poi in quale periodo. E il fatto che Owen abbia aiutato una iena, abbia ucciso un suo compagno per aiutare una iena... E questo cos'è? Non lo so. Andiamo avanti.
Sì, cazzo. Dicevo, il fatto che Owen abbia ucciso un suo compagno per aiutare una iena la dice lunga. Bisogna capire chi era questa iena e perché ha fatto una cosa così estrema, perché evidentemente deve avere un ruolo importante per spingerlo ad arrivare a questo. Deve essere uno di quelli zoo, ma per i pesci. Piantala. Guarda questo cucciolotto. Ho visto una foca giorni fa. Era piena di macchie. Non hanno le macchie, sono marroni. Quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ma io l'ho vista. Questo cosa sarebbe? Direi che sembra una specie di teatro, ma per i pesci. Fino ad ora i rapporti sembrano buoni. Bisogna veramente capire cosa è successo vestiti poi. Vestiti da bambino. Qui c'era una famiglia. Guarda questi disegni. Che sarà successo? Sono diventati lupi? Sì, o li hanno ammazzati le iene. Viva l'ottimismo. Tra l'altro non sappiamo niente nemmeno di come siano nati queste due fazioni di WLF e delle iene. Nel senso che sappiamo si contendono il controllo di Seattle, ma non sappiamo com'è nata la cosa. Ce la fai a passare da lì? Dammi una mano. Sì. Vieni. Ok. Che cazzo? Guardati. Ieri ho sollevato 83 kg. Ok. Allora diamo un'occhiata veloce in giro e poi... Torniamo indietro. Santo cielo. Wow, che roba pazzesca. Ricorda molto la visita al museo di Joel e Ellie. Come tipo di momento spensierato, diciamo che siamo lì. Sono delle piccole tregue che... ci fanno prendere sia dal gioco e sia sono delle tregue che si prendono loro appunto da tutto il casino che gli riserva quella vita. Una vasca nel pavimento. Riesci a immaginarlo pieno di gente, con i bambini che corrono, le risate. Il fatto comunque che appunto loro non riescano a immaginarsi cose del genere che per noi sono totalmente naturali, però per esempio la foca... questo acquario pieno di gente, il fatto che lo chiami zoo per pesci, insomma è tutto legato al fatto che loro sono nati in questo mondo dove la pandemia era già esplosa e quindi cresciuti in un mondo del genere non riescono ad immaginarsi come sarebbe la realtà che viviamo noi in realtà. Questo è il nostro capitano. Merda. Papà, Max deve andarsene di qui, non può passare la vita chiuso in questo palazzo putrescente. Diventerebbe un debole come te. Quando i soldati hanno ucciso la mamma, sei rimasto immobile come un codardo. Che esempio potresti dargli? Avresti dovuto resistere, vendicarti per come l'hanno ridotta. Voglio che Max sappia cosa significa lottare per costruirsi una vita degna di questo nome. Questo mondo è spietato, ma sta a noi cambiarlo. Solo da deboli possiamo trovare la vera forza. Forse torneremo un giorno. In quel caso, spero di non trovarti ancora seduto sulla tua poltrona nel cazzo. Spoiler. Invece sì. E tra l'altro in fondo c'è la firma del simbolo delle iene. I figli sono scappati con le iene. Gesù. Beh, se non altro abbiamo le chiavi. Sei tremendo. È uno scheletro, a lui non servono. Io non capisco che cosa spinga la gente a unirsi alle iene. Perché no? Perché sono una setta di squilibrati, semplice. Nelle ZQ le luci erano considerate terroristi, fanatici. Non è lo stesso. Era per dire... Non dire queste cazzate allo stadio, ok? Ok, ok, scherzo. Appunto, come vi dicevo, le luci erano un po' viste malino. Puoi provare le chiavi?
Ah, sì. Questa? No. Allora... trovata. Cavolo, ci avranno messo un secolo. Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen. L'ultima volta. Promesso. L'ultima volta. Solo... non guardare giù. Vai e basta. Sei brava. Ricordiamoci che appunto Abby ci aveva detto di soffrire di vertigini. Quindi già il salto dalla ruota più questo qua non penso siano proprio il suo luogo ideale. Vorrei conoscere il ragazzino. Beh, è una iena. Forse l'ha incontrato. Ah, cavolo. Spero di no. Wow. Vieni, entra. Wow. Sì. Visto? Te l'ho detto, hanno le macchie. Sì, certo. È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo? Sì. Avanti, Abby. Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. Io lo so che non abbiamo altre piste. Ma... ma Joel è ancora là fuori, credimi. Lo so. Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Va avanti tu. E invece tu? Io resto ancora un po' qui con le foche. Scusami. Senti, te l'ho detto. Non chiedere scusa. E se Owen non fosse lì? Fidati. Togliamoci dal tetto prima che ci vedano. E il desiderio di vendetta è un po' il tema principale di questo gioco. Appunto, il desiderio di vendetta che aveva Abby e che la stava ossessionando per appunto vendicarsi di Joel. E stesso desiderio che ha adesso Ellie. È un po' un circolo vizioso alla fine. Perché Joel uccide il padre. Abby uccide Joel. Ellie uccide Abby. E poi non so che succede. Manny uccide Ellie. Cioè, per dire, ci sarà sempre qualcuno che vorrà vendicarsi se continuiamo con questo, con quest'idea.
Però a quanto pare, da quello che abbiamo capito, Isaac sta organizzando un attacco finale verso le Iene per cercare di annientare una volta per tutti. Bene, fammi gli auguri. Quando lo trovi, non fargli troppo male. Ci proverò. Sul serio, fa attenzione. A dopo. A quanto pare, poi da quello che abbiamo capito, Isaac sta cercando di guidare un attacco finale appunto verso le Iene, un attacco che le sconfigga una volta per tutte, in modo da appunto porre fine a tutte queste schermaglie. E vuole usare la tempesta come copertura, quindi immagino che questo attacco verrà scagliato il giorno appunto in cui noi troviamo Owen e Mel. Nel frattempo si sentono spari in lontananza che secondo me potrebbero essere o Tommy, che sta combattendo contro le Iene, oppure direttamente Ellie. E ancora una volta troviamo questa figura delle Iene. Sì, posso guidarvi giù da un ponte. Che non sappiamo chi sia. Sicuramente sarà una figura importante all'interno delle Iene. Secondo me è una sorta di guida spirituale, o comunque. Porca miseria, questo non che l'ho visto. Comunque qualcuno che ha iniziato la filosofia delle Iene. Filosofia che poi in realtà non sappiamo di che tipo sia. Sappiamo solamente che seguono una sorta di credo, tipo setta, però non sappiamo di che tipo di filosofia di credo sia. No, mi serve il pugnale per fare i clicker, cazzo. Eh già, perché è vero, nel primo capitolo questa era una cosa di base proprio. Invece qua, avendo Ellie che ha il suo pugnaletto di fiducia, non ci serve fare il pugnale. Invece nel primo capitolo con Joel era necessario se volevamo uccidere un clicker in maniera furtiva. E la palla è che il pugnale poi si consuma, capito? Facendo così. Oh, un bel pompozzo nuovo. Mi servirà. Ho capito, appena preso me lo fanno già usare? Si fa così però, eh. La porta della martire. La tregua è finita, ma voi continuate a tornare. Abbiamo appena ripulito questa zona. La porta della martire. A quanto pare qua viveva questa tipa che è stata martirizzata dalle Iene. Oracolo, ti prego di offrirmi, spero di avere. Cancellato. Forse il mio desiderio è realizzabile, ma comunque devo esprimerlo. Dona ai lupi il tuo discernimento, la tua saggezza e il tuo amore, così che possiamo abbandonare la via dell'egoismo e deporre le armi. Ti supplico, porta la pace in questo mondo. Quindi comunque questa tipa aveva intenzioni pacifiche. Iene. Iene, da dove te lascio in cima? Ok. E comunque, nonostante sia morta, se è stata martirizzata, la considerano ancora come un'entità che ha un qualche tipo di È potere. passato un anno nelle torri e gli anziani si sono convinti. E ora che sei qui, che ne pensi? È un onore, ma le terre dei lupi sono uno spettacolo desolante. Come facevano gli antichi a vivere qui? Noi siamo benedetti dall'oracolo. Ci ha insegnato la semplicità. Ovunque celebravano l'eccesso. Che spreco. Si sono rovinati da soli. La sua luce ci guidi nelle tenebre. Cioè, questi hanno una sorta di mitizzazione del passato, capito? Quindi, appunto, come dicevamo, sono un'organizzazione abbastanza primitiva. Il fatto che chiamino quelli della nostra epoca gli antichi, il fatto che appunto dicano che la nostra è una cultura dell'eccesso. A quanto pare comunque c'è un legame con qualche culto orientale, con un po' la filosofia forse giapponese, cinese, non so perché qua siamo in un quartiere, non so se Chinatown, insomma una cosa del genere, di Seattle. E anche la tipa che vediamo raffigurata ha dei tratti orientali, quindi probabilmente è un tipo di filosofia che si rifà a un qualche pensiero orientale. Stronza maniaca.
Avevi idea di cosa sarebbe successo? A quanto pare questa tipa ha guidato una sorta di rivolta che secondo me inizia alla pacifica. Poi però è sicuramente degenerata, forse sarebbe è stata... Venero, se non desse i brividi. Forse è stata, dicevo, fraintesa magari. Infatti non sarebbe la prima volta che una filosofia inizialmente pacifica venisse fraintesa e poi utilizzata per scopi decisamente diversi. Esempio più chiaro, ora faccio un po' il filosofico perché sto studiando per la maturità, quindi queste cose le devo sapere. L'esempio più chiaro è quello della filosofia di Nietzsche del superuomo, che poi è stata interpretata in malo modo, decisamente malo modo, da tutta la... il regime nazista fascista, intesa più come una superiorità darwiniana che come un'elevazione filosofica. Ora, dov'è il mio 100? Niente, ma cioccato. Non è vero. Chi ha sen colpa? Te e al fucking... Niente, comunque quando siamo sdraiati spara veramente alla velocità di niente. Chi è che mi spara? Prendila! Lasciatemi, cazzo! Siamo la tua salvezza.